La città metropolitana si sta indirizzando per trasformare Santa Maria Nova come sede non solo monumentale proprio per il complesso di Santa Maria Nova, ma anche come sede istituzionale di enti morali quali il Premio Napoli. Noi siamo tra i fondatori del Premio Napoli con la provincia di Napoli, la città metropolitana è all'interno del CDA e crediamo che sia una cosa giustissima utilizzare una degli appartamenti che sono stati da poco liberati e diventerà la sede istituzionale del Premio Napoli. In più stiamo preparando e sarà tra poco presentata una delibera di indirizzo per cui tutti i locali anche dalla parte bassa del chiostro saranno utilizzati proprio come per allestimenti, per mostre e per conferenze. Questo è un indirizzo importante perché ci stiamo riappropriando delle sedi monumentali come la Reggia di Portici, ma anche mesi or sono è stato riaffidato all'ordine degli avvocati la Villa di Nicola, che ha subito lo stesso iter, ha una concessione di 9 anni. Crediamo che questo sia un indirizzo giusto e che sempre di più la città metropolitana debba contribuire alla cultura. Noi proseguiamo appunto il nostro lavoro Napoli dentro e fuori, che appunto riguarda soprattutto il discorso sulla detenzione. Poi naturalmente partirà una nuova serie di iniziative con l'adozione di 2 quartieri di Napoli che verranno in qualche modo attraversati dalla fondazione, che lascerà anche un segno, vale a dire lascerà anche un'opera d'arte che in qualche modo rimarrà stabile, un'opera d'arte immateriale, però diciamo subito, di modo che non andiamo a ingombrare le già ingombrate strade di Napoli.